La Mesopotamia è considerata la culla delle prime grandi civiltà. Tra queste ci sono i Sumeri, che all'inizio dell'età del bronzo crearono regni ben organizzati. Ovviamente, a quel tempo, gli esseri umani non vivevano solo in Mesopotamia, erano presenti in gran parte del globo e la maggior parte viveva come nomade o in piccoli villaggi. Alcune tribù migrarono in Nord Africa intorno al 5500 a.C., dove crearono villaggi e si diffusero lungo la valle del Nilo, più precisamente nelle regioni oggi conosciute come Alto Egitto e Basso Egitto. Questa regione è stata scelta per l'esistenza del famoso fiume Nilo. Oltre a essere il fiume più esteso del mondo, è stato anche responsabile dello sviluppo della cultura egizia. Gli antichi egizi chiamavano il fiume Nilo Iterru, che significa grande fiume. Lo consideravano un dono degli dei a tutti gli esseri viventi. Ogni anno il fiume Nilo ha periodi di alta marea che irrigano il terreno circostante. I detriti rendono la terra scura e fertile e rendono possibile l'agricoltura e il pascolo degli animali rurali. Uno dei nomi che gli egizi usano per riferirsi alla loro terra era Kemet, un termine che può essere tradotto come terra nera, sottolineando l'importanza della fertilità del suolo. La regione più importante è il delta del Nilo, dove il fiume si divide in diversi rami e sfocia nel Mar Mediterraneo, dove si trova il maggior numero di insediamenti. Come per i popoli mesopotamici, il dominio dell'agricoltura fu il principale stimolo per incrementare il commercio e lo sviluppo culturale dei primi egizi. Con il passare del tempo, gli insediamenti divennero città indipendenti. Ben presto cominciarono ad emergere i primi governanti, che si dichiararono re sovrani dei loro territori. Nel 3100 a.C., un re dell'Alto Egitto iniziò una campagna militare contro le altre città. L'identità di questo re è discussa tra gli storici. I documenti archeologici indicano l'esistenza di un re semileggendario che, secondo le credenze dell'epoca, sarebbe stato un discendente di Horus. Questo misterioso re era probabilmente conosciuto con il nome di Narmer o Menes. Ci sono forti indicazioni che Narmer sarebbe stato il nome utilizzato. Studi più completi indicano che Menes era un titolo onorifico che significa colui che persevera. Narmer ebbe successo nella sua campagna e unificò il popolo del Basso e dell'Alto Egitto sotto il suo comando. Fu il primo faraone d'Egitto. Narmer diede inizio alle prime dinastie egizie. A questa seguirono 30 dinastie nel corso dei secoli. La città di Memphis fu fondata da Narmer. Per molto tempo fu la capitale dell'antico Egitto, grazie alla sua posizione geografica, che garantiva un punto di controllo strategico nel territorio egiziano. La città aveva un porto sulle rive del Nilo, dove venivano costruite fabbriche e laboratori che producevano vasi di ceramica, vestiti o tinture che venivano trasportati nelle città vicine con le barche lungo il fiume. Già in questo periodo della loro storia, gli egizi ebbero conflitti con i popoli vicini, ad esempio alcune tribù nubiane e libanesi che non accettavano il potere dominante degli egiziani nella maggior parte dei territori fertili. Queste tribù si ribellavano costantemente agli egiziani e attaccavano i villaggi e le città più piccole, provocando violenti scontri e rendendo difficile la distribuzione dei beni in tutta la regione. È possibile che il faraone Narmer abbia sposato Neitotep, una principessa del Nord Africa. Il matrimonio avrebbe obiettivi politici per placare le dispute sul territorio egiziano. Neitotep fu la prima regina d'Egitto, forse fu il primo faraone donna dopo la morte di Narmer. In tal caso fu la prima donna nella storia a governare una dinastia. Il nome di Neitotep è stato ritrovato in diversi luoghi, come lapidi e oggetti sacri. Ciò sottolinea la sua importanza come cofondatrice della prima dinastia. È la più antica regina dell'antico Egitto, il cui nome è noto agli storici. Durante la grande storia dell'antico Egitto, i faraoni hanno avuto un ruolo più importante della figura tradizionale attribuita a re e imperatori. Gli egizi li consideravano esseri sacri agli egizi.
Secondo le credenze dell'epoca, i faraoni avevano ereditato sangue divino. Erano discendenti di Horus e, per questo motivo, solo chi apparteneva a quella stessa stirpe aveva diritto al trono. Questo spiega perché alcune donne hanno preso il sopravvento nel corso della storia egiziana. In altri popoli contemporanei, solo gli uomini avevano il diritto di governare, ma gli egizi sceglievano sempre una donna con sangue divino rispetto a un uomo privo di questa caratteristica. I faraoni non avevano solo il compito di governare, erano anche i comandanti supremi dell'esercito, i più alti magistrati e i più alti sacerdoti. Il faraone era la figura umana più vicina agli dei. Nonostante tutti i benefici a disposizione dei faraoni, la loro vita non era particolarmente facile. Alcuni si sono assunti l'onere di governare una nazione prima dell'età di 12 anni. L'erede al trono reale veniva preparato fin dall'infanzia per ricoprire la posizione. Doveva imparare le tattiche militari, la storia dei regni e delle conquiste militari. Doveva anche imparare a leggere, scrivere e memorizzare i riti religiosi. Nonostante l'autorità dei faraoni, raramente rimanevano al potere a lungo. Il loro regno veniva spesso interrotto da invasori o colpi di Stato. Per prolungare il regno dei faraoni, ogni anno si svolgevano feste rituali, i festival di Opet. L'obiettivo era quello di ringiovanire il faraone e il suo legame con gli dei. Quando un faraone riusciva a rimanere al potere per circa 30 anni, veniva organizzata una grande festa per esaltare il suo regno. Alla morte, veniva onorato con feste, canti e rituali di passaggio all'altro mondo. Intorno al 2686 a.C., ebbe inizio la fase nota come Antico Impero, conosciuta anche come Età delle Piramidi. In questo periodo l'Egitto si era già affermato come impero, intrattenendo relazioni commerciali con i popoli libanesi, palestinesi e mesopotamici. L'Egitto era diventato una terra di grandi ricchezze. Durante l'Antico Impero ci furono grandi scoperte artistiche e architettoniche. Le pitture che ornavano i templi e i palazzi erano realizzate con grande maestria, le cui proporzioni erano calcolate con grande precisione. La tintura veniva ricavata dall'estratto di piante e minerali. Per ottenere colori più vividi, si usavano persino insetti e sangue animale. Di conseguenza, molti dipinti mantengono oggi i loro colori e il loro splendore. I dipinti potevano rappresentare dalla vita quotidiana a grandi eventi come raccolti abbondanti, incoronazioni di faraoni o disastri naturali. Le divinità e i rituali sacri erano prominenti nelle rappresentazioni artistiche. Molte delle storie più famose del Pantheon egizio sono state raccontate attraverso dipinti e incisioni sulle pareti dei palazzi e delle tombe. In economia, tutta la produzione veniva contabilizzata e registrata, il che consentiva un'allocazione più accurata delle risorse. I funzionari governativi riscuotevano le tasse, reclutavano i contadini per lavorare nelle coltivazioni o nelle costruzioni e dirigevano il sistema legale, comandando pattuglie di soldati e perseguendo i crimini. Durante l'Antico Impero anche l'area militare progredì. I soldati disponevano già di corazze di lana o di cuoio, di scudi di legno ricoperti di cuoio e dell'iconica spada Kopesh, anch'essa di questo periodo. Intorno al 2200 a.C. si verificò in Egitto un grande periodo di siccità durato 140 anni. Questo periodo causò la fame nella popolazione e un declino del potere economico e sociale. L'instabilità devastò l'Egitto e il governo del faraone perse il controllo dei suoi territori. Alcune province più lontane dalla capitale si ribellarono e dichiararono l'indipendenza. I leader delle province ribelli smisero di pagare le tasse al governo centrale e iniziarono ad arricchire le proprie casse. Alla fine nacque una sorta di mafia dei leader, che assunsero criminali e disertori come protettori personali. Si distinguevano due gruppi. Uno comandava il Basso Egitto dalla città di Hierakonpolis, l'altro comandava l'Alto Egitto dalla città di Tebe. Intorno al 2055 a.C., le forze di Tebe, comandate da Mentuhotep II, sconfissero i governanti di Hierakonpolis, unificando nuovamente l'Egitto e dando inizio al periodo del Medio Impero.
Le sabbie dell'Egitto nascondono segreti e storie che risvegliano la nostra immaginazione e la nostra volontà di svelare il passato di una delle più grandi civiltà della storia. Dopo i tempi difficili della fine dell'antico impero, gli Egizi riuscirono a recuperare gli antichi territori e le rotte commerciali. Fu l'inizio di una nuova era di prosperità. Questa nuova fase della storia egizia è nota come Impero di Mezzo tra il 2050 a.C. e il 1710 a.C. Dopo aver ristabilito il controllo militare in Egitto, l'economia dovette riprendersi. Furono costruiti nuovi sistemi di irrigazione e nuovi monumenti agli dèi. Il faraone Mentuhotep II iniziò una campagna militare per conquistare la Nubia, una regione ricca di oro e gioielli preziosi, molto redditizia per le debilitate casse egiziane. La lotta contro i nubiani durò molti anni e, nonostante la loro insistenza, gli egiziani non riuscirono a sottomettere totalmente i loro avversari, dimostrando la grande capacità militare delle tribù africane. Mentuhotep II morì dopo aver regnato per 51 anni. Fu sepolto insieme alle sue sei mogli in un complesso funerario a Deir el-Bahari. Dopo che l'Egitto recuperò il suo potere finanziario senza dover affrontare grandi minacce esterne, l'impero entrò in un periodo erudito. Durante il Medio Impero, il concetto di vita oltre la morte acquistò notorietà. La morte, già vista come un rito di passaggio, divenne ancora più importante nella vita quotidiana degli Egizi. I sovrani ripresero anche l'abitudine di erigere piramidi come tombe, ordinando la costruzione di monumenti sempre più grandi. La costruzione delle piramidi iniziò nell'antico impero. La piramide di Djoser fu la prima, costruita intorno al 2630 a.C. e situata a nord-ovest della città di Memphis. La piramide di Djoser e il suo complesso tombale sono considerati le strutture monumentali più antiche del mondo progettate dall'architetto Imhotep. Durante la sua vita, Imhotep fu probabilmente uno degli uomini più importanti dell'Egitto, con conoscenze in diversi settori come la medicina, l'architettura, la religione e la falegnameria. Imhotep fa parte di un piccolo gruppo di plebei che nell'antico Egitto ricevevano lo status di divinità. Questa distinzione era solitamente riservata ai membri più importanti della nobiltà. L'esistenza storica di Imhotep è provata da due iscrizioni contemporanee sulla base o sul piedistallo di una delle statue di Djoser. Imhotep fu una figura così importante che, anche dopo la sua morte, continuò a essere venerato. La sua tomba fu nascosta in totale segretezza e rimane tuttora sconosciuta. Finora in Egitto sono state trovate e censite 123 piramidi, alcune delle quali già praticamente in rovina. La decisione di costruire tombe piramidali è giustificata dal fatto che questo è il modo più sicuro di erigere un monumento, perché la base è più larga e più pesante della cima. Tuttavia, alcune piramidi sono crollate nell'antichità a causa di irregolarità nella loro forma o della scelta sbagliata del terreno. Quando ciò accadeva, il costruttore responsabile dell'opera veniva giustiziato. C'è anche la famosa piramide piegata che è rimasta fino ad oggi. Tuttavia la sua forma è cambiata durante la costruzione. La costruzione delle piramidi ha richiesto un grande sforzo fisico e una logistica complessa. Ogni pietra di granito pesa circa 2,5 tonnellate ed è stata estratta da cave situate talvolta a 800 km di distanza dal cantiere. Venivano poi collocate su chiatte e trasportate lungo il fiume Nilo. Dopo essere state scaricate, le pietre venivano trasportate con corde e slitte fino al cantiere. Lì venivano tagliate e levigate fino a raggiungere la forma necessaria. Solo allora venivano trascinate su rampe fino alla destinazione finale. Il numero esatto di lavoratori che parteciparono alla costruzione è sconosciuto. Si ritiene che più di 30.000 uomini abbiano partecipato agli sforzi per erigere questi grandi monumenti. La maggior parte erano uomini liberi, che ricevevano uno stipendio e l'esenzione dalle tasse. Venivano utilizzati anche molti schiavi, ai quali venivano affidati i compiti più ardui e faticosi. Le piramidi furono costruite per ordine dei faraoni, che volevano usarle come tomba e simbolo di potere e autorità.
Le piramidi avevano anche un carattere simbolico per gli Egizi, che credevano che l'origine della terra provenisse da un monte primordiale in forma piramidale. Le piramidi più famose sono quelle di Giza, nella necropoli di Giza, vicino al Cairo. La necropoli ha tre piramidi, la più alta è quella di Cheope, la media è quella di Cafra e la più piccola quella di Menkaure. Nei pressi delle piramidi si trovano ancora alcuni monumenti più piccoli, noti come piramidi delle regine. Anche la Grande Sfinge fa parte della necropoli. Alla loro sommità le piramidi erano rifinite con una copertura di calcare bianco levigato che rifletteva la luce del sole a grandi distanze. In cima erano collocate pietre ornate da scritte geroglifiche. Forse alcune piramidi avrebbero avuto la sommità realizzata o rivestita d'oro. Era una visione mozzafiato. La piramide di Cheope era alta ben 146,5 metri. Oggi ne rimangono 138,8 metri. È la più antica delle sette meraviglie del mondo antico e l'unica ancora esistente. Quasi tutte le piramidi furono saccheggiate dentro e fuori. La copertura in calcare e le pietre di granito furono rimosse per essere utilizzate in altri edifici nel corso dei secoli. La giustificazione di questa enorme dedizione alla costruzione di giganteschi monumenti funerari risiedeva nella religione degli antichi Egizi, che influenzava fortemente la visione della vita e della morte del popolo. Gli Egizi non hanno lasciato fonti scritte che spiegassero chiaramente le loro credenze. Per questo motivo gli storici moderni utilizzano come fonte i dipinti e le scritture lasciate nei templi, nelle piramidi e nelle tombe. Un'altra fonte di ricerca sono le tre raccolte di testi geroglifici di epoche diverse. Questi testi sono il Libro delle Piramidi, il Libro dei Sarcofagi e il Libro dei Morti. Gli antichi Egizi credevano che coloro che avevano sangue divino potessero risorgere dopo qualche centinaio di anni, recuperando il loro posto di sovrani. Questo concetto di morte e rinascita spiega perché i faraoni crearono ambienti in cui potevano conservare i loro corpi e tornare in vita. La mummificazione aveva lo scopo di preservare il corpo che sarebbe stato recuperato dal sovrano. Nella tomba del faraone erano collocati anche oggetti preziosi, abiti e gioielli. Durante l'antico impero venivano sacrificati anche i suoi servi personali, gli animali e i sacerdoti. In molti casi anche la moglie o le mogli venivano sepolte insieme al faraone. Ma questa pratica ha perso importanza nell'impero di mezzo. I sarcofagi erano anche di vitale importanza per la reincarnazione del faraone. Il volto del faraone veniva scolpito nel sarcofago con la massima precisione possibile. Così, quando lo spirito tornava nel corpo, poteva ricordare il suo aspetto fisico in vita. Oggi l'Islam è la religione ufficiale dell'Egitto. La maggior parte della popolazione segue i precetti sunniti. Tuttavia, esistono gruppi neopagani che seguono la religione e gli antichi dei. Questa pratica è nota come chemetismo. L'ultimo faraone che governò l'Egitto nell'impero di mezzo fu Amenemhat III. Durante il suo regno permise alle tribù di popoli semitici asiatici di insediarsi nel delta del fiume Nilo. Queste tribù cercavano rifugio dalle crescenti minacce dell'impero assiro. Questo popolo era conosciuto come Hyksos, un termine che può essere tradotto con re pastore. Nel 1650 a.C., le inondazioni incontrollate del Nilo distrussero parte delle piantagioni egiziane, compromettendo l'economia e indebolendo nuovamente l'impero. Gli Hyksos approfittarono dell'instabilità e controllarono alcune città costruite nel delta del Nilo. Gli Hyksos stabilirono la loro dinastia ed elessero un faraone, seguendo il modello di governo egiziano. I sovrani egiziani si ritirarono a Tebe, dove rimasero intrappolati tra il regno degli Hyksos a nord e quello dei Cusciti a sud. Questa fase della storia egizia fu conosciuta come secondo periodo intermedio. Nonostante fossero invasori, gli Hyksos aggiunsero la loro influenza alla cultura egizia, portando cavalli di buona qualità, carri da guerra più avanzati e nuove tecniche di tessitura. Per 30 anni gli egiziani combatterono contro gli Hyksos. Poi il faraone egiziano Amasis
ottenne diverse vittorie militari ed espulse gli Hyksos dall'Egitto. Questa riconquista del potere da parte degli Egizi diede inizio al nuovo regno. L'Egitto, la terra delle piramidi e dei faraoni, ricca di storie sfarzose e di gesta impressionanti, sopravvissute nel tempo grazie ai dipinti e ai monumenti costruiti dagli antichi Egizi. Durante il Nuovo Regno divenne chiaro che i faraoni egiziani e le loro forze militari non erano all'altezza delle minacce straniere. Come soluzione, gli egiziani iniziarono ad assumere truppe di mercenari dalla Nubia e dalla Libia. Come ricompensa per i loro servizi, i mercenari ricevevano terre in cui mettere le loro famiglie a vivere e lavorare per il faraone. I prigionieri venivano utilizzati anche nell'esercito, di solito in prima linea. Furono anche sviluppate migliori tattiche di combattimento. Truppe autonome fino a 6.000 uomini erano comandate da ufficiali ben addestrati. I soldati provenienti da famiglie umili ricevevano uno stipendio per il loro arruolamento, ma non avevano praticamente alcuna possibilità di avanzare nella carriera militare, poiché questo diritto era riservato ai figli di famiglie più nobili. Sempre durante il Nuovo Regno, gli Egizi iniziarono a sviluppare la loro flotta marittima. Gli Egizi disponevano già di imbarcazioni ben progettate e manovrabili, tuttavia non erano sufficienti per trasportare molti soldati e attrezzature. Questo portò alla creazione di bellissime galee da guerra, dal design snello e minaccioso. I faraoni del Nuovo Regno crearono un periodo di prosperità senza precedenti, proteggendo i confini e rafforzando i legami diplomatici con i loro vicini. Le campagne militari guidate dal faraone Tutmose I portarono alla conquista di nuove terre, garantendo il dominio di Palestina, Siria e Libano. Tutmose I ordinò nuove costruzioni in diverse città ed elaborò nuove opere d'arte, tra queste una stele in cui venivano registrati i suoi successi come sovrano. I suoi successori mantennero il controllo territoriale, combattendo le ribellioni nelle terre conquistate. Suo nipote Tutmose III fu considerato uno dei più importanti faraoni dell'antico Egitto. Tutmose III ebbe una grande attività militare, con più di 17 campagne, e mantenne lo slancio costruttivo del nonno. Durante il regno di Tutmose III ci fu una rivolta in Canaan. I cananei, guidati dal re della città di Kadesh, radunarono le truppe per cercare di espellere gli egiziani dai loro territori. Questa disputa diede origine alla famosa battaglia di Megiddo, che ha un'enorme importanza archeologica. È stata la prima battaglia ad essere registrata e dettagliata per iscritto nella storia. Gli Egizi descrissero i dettagli della battaglia sulle pareti del tempio di Amun-Ra, che oggi si trova nella città di Luxor, l'antica Tebe. Tutmose III radunò il suo esercito e combatté contro i ribelli in una pianura. La sua vittoria fece sì che i cananei si ritirassero nella città di Megiddo, in cima a una collina. La battaglia si concluse dopo che Megiddo fu assediata per 7 mesi, il che portò alla resa della città. Anche nella battaglia di Megiddo fu utilizzato per la prima volta l'arco compound, una versione più efficace degli archi usati in precedenza. La vittoria fu molto redditizia per gli egiziani. Secondo i resoconti, catturarono 894 carri da guerra, due dei quali ricoperti d'oro, e 2.000 cavalli. Dopo questa vittoria e la successiva conquista dei territori, l'Egitto raggiunse il suo apice. Il suo dominio territoriale iniziava dal fiume Eufrate in Siria e arrivava fino a Napata in territorio cuscita. Tutmose III attaccò ancora il regno di Mitanni, che apparteneva agli Orafi. Vinse di nuovo e annesse nuove terre all'Egitto e un nuovo contingente di soldati catturati. Si ritiene che Tutmose III abbia visitato la città greca di Creta, probabilmente il primo faraone dell'Alto Egitto a viaggiare via mare e a visitare una nazione straniera. Ma non tutto andò bene per gli egiziani durante il Nuovo Regno. Un periodo turbolento scoppiò quando un nuovo faraone salì al trono. Il faraone Akhenaton fu una delle figure più controverse della storia egizia e la sua vita è piena di misteri e interrogativi. Akhenaton voleva estinguere il culto e le divinità tradizionali dell'Egitto.
sfidò più di 1500 anni di tradizioni religiose quando decise di adottare un solo Dio, decretando che il Dio Aton era l'unico creatore di tutte le cose e degli esseri viventi. Il Dio Aton era la personificazione del sole, fonte di luce e calore per il mondo. Il faraone scelse il nome di Akhenaton, che può essere tradotto come colui che loda Aton. Akhenaton fu un faraone negligente nelle relazioni diplomatiche e militari. I regni vicini interruppero le relazioni con l'Egitto e alcuni divennero di nuovo delle minacce. Gli antichi egizi si riferirono in seguito ad Akhenaton come il faraone pazzo. Il monarca mostrava costantemente il suo fervore religioso affermando «Aton vive, non c'è altro che lui». Questo comportamento fece infuriare molti sacerdoti e cittadini, causando rivolte e violenze in alcune parti del regno. La moglie principale di Akhenaton era la regina Nefertiti, che divenne famosa in tutto il mondo quando il suo busto fu ritrovato nel 1912 da archeologi tedeschi. Si ritiene che Nefertiti fosse una donna bellissima. La scultura non fu mai terminata e mancava di un occhio affinché la sua immagine non suscitasse l'ira e la gelosia delle dee egizie. Dopo la morte di Akhenaton, Nefertiti scomparve dalle cronache storiche e il suo destino è sconosciuto. Akhenaton regnò per circa 17 anni. Questo periodo fu sufficiente per far perdere all'Egitto molta influenza e dominio. La causa della morte di Akhenaton è sconosciuta. Si sospetta che sia stato assassinato per ordine dei sacerdoti che veneravano gli antichi dei. Akhenaton ebbe molti figli. Uno di loro avrebbe avuto un'importanza particolare nella storia egizia. Suo figlio era il famoso Tutankhamon. Dopo la morte di Akhenaton, l'Egitto attraversò un periodo travagliato. Suo figlio era ancora troppo giovane per salire al trono e le sue figlie non potevano prendere il potere perché non c'era un erede maschio vivente. Una figura enigmatica prese il sopravvento, Smenkhkare. Si discute se Smenkhkare fosse in realtà Nefertiti, che sarebbe salita al trono e avesse cambiato nome. Un'altra possibilità è che Smenkhkare fosse il genero di Akhenaton, salito al trono sposando una delle figlie dell'ex faraone. Appaiono anche il nobile Ai e un generale di nome Horemheb. Entrambi servirono Akhenaton e Nefertiti. È probabile che Ai fosse il padre di Nefertiti. Ai aspirava a raggiungere il trono e fece assassinare i membri della famiglia reale. Il giovane Tutankhamon e la sorellastra, anche Senamun, furono salvati e portati a Tebe. Tutankhamon fu incoronato faraone a soli 9 anni. Per rafforzare la discendenza sposò la sorellastra, che aveva solo 11 anni. A causa dell'età di Tutankhamon, Ai governò l'Egitto con la carica di visir, una sorta di reggente. Il suo governo era sostenuto dal generale Horemheb. Con il passare degli anni, Tutankhamon ebbe una voce più attiva e autoritaria, ordinando la costruzione di templi per le antiche divinità dell'Egitto. Ciò permise di ripristinare il culto di diverse divinità. Nel 1324 a.C., Tutankhamon morì all'età di 19 anni. Il motivo della sua morte ha dato adito a diverse ipotesi: malattia, avvelenamento o omicidio. L'ultima opzione non era improbabile, perché Tutankhamon era una minaccia per i piani di Ai. Un altro evento che rafforza l'ipotesi dell'omicidio è che, subito dopo la morte di Tutankhamon, sua moglie, anche Senamun, inviò lettere al re degli Ittiti, chiedendogli di mandare uno dei suoi figli a sposarla e a farsi incoronare faraone d'Egitto. Gli Ittiti e gli Egizi erano da sempre stati nemici. Ciò dimostra che la richiesta di Akhenaton era motivata dalla paura e dall'urgenza. Con riluttanza, il re degli Ittiti inviò uno dei suoi figli a incontrare Akhenaton. Ma misteriosamente questo principe non entrò mai in Egitto. È probabile che sia stato ucciso da spie su ordine di Ai. Akhenaton finì per sposare Aie, molto probabilmente contro la sua volontà. Pochi mesi dopo il matrimonio con Ai, la povera Akhenaton morì improvvisamente. Non è difficile dedurre che anche questo fu un ordine del crudele Ai. Tutankhamon riveste una grande importanza per la storia dell'antico Egitto. La sua tomba, benché piccola rispetto a quella di altri faraoni, era quasi intatta quando fu scoperta.
La tomba di Tutankhamon fu trovata nella Valle dei Re nel 1922 da Howard Carter. La tomba non fu profanata dai ladri e questo diede origine alla famosa leggenda della maledizione di Tutankhamon, secondo la quale se qualcuno avesse violato la tomba del faraone avrebbe subito una morte terribile. Nella tomba furono trovate 3 anfore di vino, una delle quali con vino bianco, e un pugnale la cui lama era stata creata con il ferro di un meteorite. La tomba conteneva anche cesti con cereali, gioielli, vestiti, statue del dio Anubi e 2 piccole mummie di feti femminili, probabilmente figlie di Tutankhamon, nate prematuramente. La mummia di Tutankhamon era conservata in 3 sarcofagi. Il più piccolo, che custodiva il corpo del giovane faraone, era fatto d'oro. Sebbene breve, la storia di Tutankhamon è ricca di omicidi, tradimenti e intrighi. Merita di essere conosciuta e ricordata ancora oggi. Il reggente Ai sembra essere morto di vecchiaia. Non avendo eredi, gli succedette il generale Horemheb. Horemheb, pur essendo un militare, fu accettato dal popolo come faraone perché servì con successo l'Egitto nelle guerre. La storia egiziana avrebbe avuto ancora molti colpi di scena in futuro e l'arrivo del famoso faraone Ramses II avrebbe causato paura nei cuori dei nemici dell'Egitto. Le grandi piramidi egizie sono rimaste salde nei secoli. Il loro splendore monumentale mostrò lo sforzo del popolo egiziano per mantenere la gloria del suo impero. Dopo il tragico regno del faraone Tutankhamon, l'Egitto fu governato da un ex generale di nome Horemheb. Horemheb ristabilì l'ordine in Egitto, creando leggi più severe che prevedevano, come punizione per i crimini, il taglio del naso del malfattore e il suo esilio nel deserto. Horemheb continuò a lottare per ristabilire il culto degli antichi dei. Cercò persino di cancellare i documenti del regno di Akhenaton, riferendosi all'antico faraone come a un demone che voleva distruggere la fede nei veri dei. Non avendo eredi, Horemheb nominò come suo successore Ramses I, il suo più caro amico e generale dell'esercito egiziano. Ramses I salì al trono a circa 50 anni e regnò per soli 2 anni. Fu sostituito dal figlio Seti I. Seti I combatté contro gli Ittiti e conquistò la città di Kadesh. Gli Ittiti stabilirono un accordo di pace con gli Egizi che durò 15 anni. Seti I recuperò altri territori che appartenevano all'Egitto prima del regno di Akhenaton, ma anche Seti I rimase poco tempo sul trono, poiché morì a soli 40 anni. La mummia di Seti I è considerata una delle più belle e più conservate fino ad oggi. Attualmente si trova al Museo Egizio del Cairo. Il successore di Seti I fu suo figlio, il famoso Ramses II. Nella storia dell'Egitto ci sono stati 11 sovrani di nome Ramses, ma solo Ramses II è conosciuto come Ramses il Grande. È considerato il più grande faraone d'Egitto e il suo regno fu il più prospero ed esteso della storia egiziana. Quando Ramses II aveva circa 10 anni, suo padre lo portò con sé nelle campagne militari. Ramses partecipò alle battaglie in Libia, Canaan e Sinai. Ramses crebbe come giovane principe guerriero e fu considerato impetuoso e arrogante. All'inizio del suo regno si recò in Fenicia per definire i nuovi confini dei territori egiziani. Tuttavia entrò nel territorio degli Ittiti e rivendicò le terre conquistate al tempo di Tutmose III. Gli orgogliosi Ittiti la considerarono un'offesa e la guerra tra i due imperi ricominciò. Il re degli Ittiti convocò molti soldati e chiese rinforzi alle città e ai paesi alleati degli Ittiti. Ramses II aveva anche un grande esercito composto da soldati egiziani, mercenari africani e libanesi. Ramses aveva una personalità forte e impaziente. Questo gli fece prendere l'iniziativa e marciare verso Kadesh, che era stata riconquistata dagli Ittiti. L'esercito egiziano era organizzato in 4 divisioni. Sebbene fossero numericamente inferiori agli Ittiti, erano meglio addestrati e disciplinati. Improvvisamente, 2 soldati Ittiti si consegnarono agli egiziani. Sostenevano di essere disertori, ma in realtà erano spie. Dopo aver ottenuto la fiducia degli egiziani, le spie passarono la falsa informazione che l'esercito ittita era ancora lontano da Kadesh.
Ramses volle cogliere l'occasione per riconquistare rapidamente la città e avanzò con la sua guardia personale e una divisione del suo esercito, mentre le altre forze egizie avanzavano a passo lento. Già nei pressi della città di Kadesh, Ramses si rese conto di essere caduto in una trappola. Gli Ittiti emersero da diverse direzioni e circondarono le truppe egiziane. Fu un evento talmente inaspettato che fu registrato come la prima imboscata militare della storia. Anche se circondati, Ramses e la sua guardia personale utilizzarono i loro carri da guerra e riuscirono a farsi strada contro le truppe nemiche, rompendo l'assedio. Nel frattempo la fanteria egiziana conteneva l'avanzata dei nemici. Ramses riuscì a riorganizzarsi con le altre divisioni del suo esercito. Accorse in suo aiuto. Poi lanciò un contrattacco che disperse rapidamente gli Ittiti. Quel giorno il re degli Ittiti perse suo fratello, ucciso durante la battaglia. Alla fine le due forze si ritirarono, entrambe con molte perdite e soldati esausti. Ramses si ritirò in Egitto e il re Ittita a nord del suo territorio. Tecnicamente lo scontro si era concluso con un pareggio, ma entrambi i leader dichiararono di essere usciti vincitori dalla battaglia. Dopo alcuni anni di conflitti e ostilità, l'Egitto firmò finalmente un trattato di pace con l'impero Ittita. Si trattò di un evento straordinario, poiché fu il primo trattato di pace della storia. Questo trattato di pace fu motivato anche dalla crescente minaccia dell'impero Assiro. Essi erano sempre più forti e costituivano un pericolo per gli Egizi e gli Ittiti. Nel trattato di pace, l'impero egiziano e l'impero Ittita promisero di sostenersi a vicenda contro le minacce esterne, cosa che ritardò per qualche tempo l'avanzata degli Assiri. Per essere stato quasi sconfitto, Ramses II divenne più saggio e cauto. Durante il suo regno mantenne l'alleanza con gli Ittiti. Ramses ebbe molte mogli, la principale fu Nefertari, la sua preferita, con la quale ebbe 6 figli, 4 maschi e 2 femmine. Nefertari partecipò anche a negoziati politici, scambiando corrispondenza con la regina degli Ittiti. Per quanto possa sembrare strano, Ramses II sposò 3 o 4 figlie, ma si discute se ciò sia realmente accaduto. Sempre durante il regno di Ramses II, le città crebbero in dimensioni e popolazione. Furono costruiti molti templi e altre opere, portando maggiore prosperità all'Egitto. Oggi il nome di Ramses II è diventato famoso per essere stato utilizzato nei film di Hollywood, dove viene indicato come il faraone dell'esodo biblico, responsabile dell'imprigionamento e della schiavitù degli ebrei in Egitto. Tuttavia, studi più completi indicano Tutmose III come il faraone dell'esodo. Ramses II sarà morto a più di 90 anni, cosa piuttosto insolita per l'epoca. Dopo la morte di Ramses, l'Egitto entrò nuovamente in un periodo di instabilità. I suoi figli morirono improvvisamente e il trono egiziano si svuotò più volte, cosa molto pericolosa per una nazione così potente. La responsabilità fu assunta da Merneptah, 13° figlio di Ramses II. Merneptah aveva già più di 60 anni quando salì al trono. Non aveva la forza di governare il gran numero di città e province. Con l'indebolimento del governo, i sacerdoti del Tempio di Amon acquisirono ancora più potere politico, poiché sostenevano di essere il tramite tra gli dei e il popolo. A complicare ulteriormente le cose, la ricchezza dell'Egitto attirò altri regni abili. L'Egitto fu attaccato da pirati provenienti dalle coste delle isole greche e dell'Anatolia occidentale. Questi pirati divennero noti come popoli del mare. I popoli del mare non erano pirati comuni. La brutalità e la frequenza dei loro attacchi destabilizzarono l'economia e il governo dei grandi imperi dell'età del bronzo. Distrussero quasi tutto il regno minoico e miceneo. Devastarono anche l'impero Ittita, già indebolito da diverse guerre civili. Non sappiamo se i popoli del mare fossero una singola tribù o una confederazione di tribù che si unirono per saccheggiare e invadere il vicino Oriente, ma erano numerosi, abili marinai e combattenti a terra. Le invasioni dei popoli del mare furono probabilmente motivate da disastri naturali, terremoti e tsunami che devastarono le isole dell'Egeo e le regioni costiere di Grecia e Turchia. Questi disastri naturali destabilizzarono gran parte dei regni dominanti e furono responsabili del declino della civiltà minoica sull'isola di Creta.
il faraone Merneptah riuscì a fermare l'invasione dei popoli del mare nella battaglia del Delta. Ma, qualche anno dopo, il faraone Ramses III riuscì a espellere i popoli del mare dall'Egitto. I popoli del mare continuarono a devastare e a dominare i territori della Palestina. L'impatto di queste invasioni fu così forte che i popoli del mare sono ritenuti responsabili del crollo dell'età del bronzo. Infine, Ramses III seguì la tradizione egizia di trasformare i nemici in alleati. Stabilì accordi con i nubiani e i libici. L'Egitto iniziò ad assumere mercenari dai popoli del mare. Ramses III fu un faraone forte, ma il suo regno fu turbolento. Fu assassinato all'età di 65 anni in un colpo di stato organizzato da una delle sue mogli, che voleva suo figlio come prossimo erede al trono. L'Egitto era finanziariamente esausto. Le sue casse erano state svuotate dalla guerra contro gli invasori pirati. La situazione era così grave che il cibo della popolazione fu razionato. In questo periodo si verificò il primo sciopero del lavoro della storia. Quando i lavoratori di varie zone non ricevevano il grano, si rifiutavano di lavorare per il faraone. L'Egitto entrò in un declino vertiginoso, segnato da fame, violenza e corruzione. L'impero fu devastato per circa due decenni. L'Egitto fu nuovamente diviso in diverse dinastie. Leader ambiziosi si affrontarono in piccole battaglie per dominare i territori. L'Egitto entrò in una fase nota come Terzo Periodo Intermedio. In questo periodo regnava il caos. Una parte dell'Egitto era comandata da faraoni di origine libanese, mentre un'altra parte era governata da faraoni di origine nubiana. Gli astuti sacerdoti del Tempio di Amon approfittarono della situazione e controllarono Tebe e altri territori vicini. Gli Assiri approfittarono anche della caduta dell'impero ittita e dell'indebolimento degli Egizi. Invasero l'Egitto e nelle città conquistate collocarono governanti assiri per controllare la popolazione. Sotto il dominio di forze straniere, l'impero egiziano, un tempo orgoglioso, fu soggiogato e impotente. Ma non sarebbe stata la fine della sua storia. C'erano ancora molti eventi inaspettati. Nel corso della sua storia, l'Egitto ha attraversato periodi di gloria e di potere, ma ha anche affrontato grandi difficoltà durante le terribili siccità che portavano fame e sofferenza. La ricchezza dell'Egitto attirò anche l'attenzione di molti potenti regni. Molti nemici volevano invadere i territori egiziani. Nel 525 a.C. i persiani invasero l'Egitto, comandati dal re Cambiseo II. I persiani avevano già sconfitto l'impero babilonese e nulla sembrava soddisfare le loro ambizioni di nuovi territori. Il dominio persiano sull'Egitto durò fino al 332 a.C. e fu rovesciato da un giovane e ambizioso conquistatore, Alessandro Magno. Alessandro sembrava inarrestabile, conquistò città dopo città, vincendo battaglie e anche in condizioni sfavorevoli per il suo esercito. Dominò molti territori persiani e dopo aver sconfitto il re Dario III in una grande battaglia, assediò la città di Tiro in Fenicia. Dopo un difficile assedio, la città fu conquistata. Alessandro la distrusse come punizione per la mancata resa. Alessandro e il suo esercito si diressero verso l'Egitto. Il sovrano persiano che comandava l'Egitto ebbe il buon senso di arrendersi senza opporre molta resistenza. Alessandro fu accolto dal popolo egiziano come un liberatore. Fu proclamato figlio del dio Ammone e ricevette molti tesori. Alessandro trascorse un breve periodo in Egitto, ma durante il suo soggiorno fondò la città di Alessandria, una delle più importanti del mondo antico. Sarebbe diventata la capitale dell'Egitto nei 1000 anni successivi. Con il dominio dell'Egitto assicurato, Alessandro partì per la Mesopotamia per attaccare il cuore dell'impero persiano. Dopo la morte di Alessandro Magno, il governo egiziano fu controllato dal generale macedone Tolomeo I. Egli si autoproclamò faraone d'Egitto e diede inizio alla dinastia tolemaica. L'influenza della cultura greca portata dai macedoni influenzò gran parte della vita egiziana, ma ciò avvenne in modo naturale. I governanti macedoni rispettarono e incoraggiarono i costumi tradizionali dell'Egitto. Nel corso degli anni, i faraoni di origine macedone sono stati rappresentati come egiziani.
I matrimoni tra greci ed egizi divennero comuni e le divinità di entrambe le culture si fusero. Un esempio è la divinità che ricevette il nome di Ammon Zeus. L'equipaggiamento militare degli egizi assunse quasi completamente lo stile greco. Anche le imbarcazioni commerciali e le galee da guerra iniziarono a essere costruite in stile greco, più avanzato e robusto. Tutti i faraoni maschi di questo periodo della storia egizia usarono il nome di Tolomeo in onore del fondatore della dinastia tolemaica. I Tolomei stabilirono una grande via commerciale, soprattutto via mare, e questo fece prosperare nuovamente l'Egitto. Durante la dinastia tolemaica fu costruita anche la famosa Biblioteca di Alessandria, che conteneva migliaia di papiri e tavolette di argilla con i registri e gli studi più diversi nei settori della matematica, della filosofia e dell'architettura. Il regno tolemaico entrò in declino con Tolomeo IV. Era un re detestabile, pigro negli affari politici, facilmente corruttibile e crudele. Ha fatto uccidere dei parenti, tra cui suo fratello, suo padre e sua madre. Alla fine del regno tolemaico, l'Egitto sprofondò nel caos politico. Molti faraoni tolemaici erano crudeli tiranni. Gli omicidi all'interno della famiglia erano comuni. Mentre l'Egitto attraversava un altro periodo di turbolenza, una nuova minaccia proveniente dal Mar Mediterraneo mirava a raggiungere la terra dei faraoni. Roma aveva già conquistato vasti territori in gran parte del continente europeo e voleva espandere ulteriormente i suoi domini. Il Senato romano decise di intervenire nella situazione politica degli egiziani, perché Roma dipendeva molto dai cereali esportati dall'Egitto. Se si fosse verificata un'altra guerra civile, Roma sarebbe rimasta senza cibo per le sue legioni. La famosa Cleopatra non fu la prima ad avere questo nome. L'eterna regina d'Egitto era in realtà Cleopatra VII. Faceva parte della dinastia tolemaica, diretta discendente di Tolomeo I. Durante la sua infanzia studiò con insegnamenti greci e fu educata ai culti religiosi di diverse culture. Si dice che Cleopatra fosse in grado di parlare 8 lingue. Cleopatra divenne regina a 18 anni. Nonostante condividesse il potere con Tolomeo XIII, suo fratello minore, sembra che abbia affrontato i problemi del regno da sola. All'inizio del suo regno ebbe seri problemi. L'Egitto stava affrontando un'altra siccità e un periodo di fame. Con il passare del tempo, il fratello minore di Cleopatra iniziò a confrontarsi con la sorella. Aveva il sostegno dei suoi precettori d'infanzia e di altri nobili che preferivano un sovrano maschio. Cleopatra sposò Tolomeo XIII, ma si trattò di un matrimonio puramente simbolico, perché non ebbero mai un buon rapporto né consumarono l'unione. Alla fine Tolomeo XIII rimosse Cleopatra dalla sua posizione e iniziò a regnare da solo. La popolazione egiziana si ribellò e, naturalmente, Roma osservava tutto, temendo un'altra guerra civile in Egitto. Nel 48 a.C., Giulio Cesare arrivò in Egitto con le sue truppe, soggiornando nel palazzo di Alessandria. Cleopatra, conoscendo la fama del generale romano, non perse tempo e cercò di stabilire un'alleanza con lui. Cleopatra riuscì a negoziare con Giulio Cesare. I due divennero alleati e amanti. Ora dovevano rovesciare il fratello usurpatore e recuperare il tornio egiziano. Cesare chiamò le truppe ad assediare Alessandria. Seguirono una serie di scontri tra i romani e le truppe di Tolomeo XIII. Infine, una grande battaglia ebbe luogo sulla riva occidentale del fiume Nilo. Tolomeo XIII aveva circa 20.000 uomini e Giulio Cesare un numero inferiore di truppe. Ma Cesare avanzò con il suo esercito, che ricevette rinforzi greci. Entrambe le forze militari avanzarono via terra, mentre le imbarcazioni viaggiavano lungo il fiume Nilo. Fu una battaglia che si svolse sulla terra e sull'acqua. Cesare e Tolomeo seguirono i movimenti delle truppe mentre navigavano sulle loro imbarcazioni. La battaglia a terra fu brutale. Le truppe di Tolomeo si trovavano su un terreno più alto e costrinsero i romani a ritirarsi. Molti soldati romani fuggirono e nuotarono verso le barche. Nella confusione, la galea di Cesare si rovesciò sotto il peso degli uomini saliti a bordo. Giulio Cesare dovette nuotare fino alla riva del fiume per sopravvivere. Al culmine di questa confusione arrivarono i greci a sostenere Cesare. I romani
riuscirono a riorganizzare le loro truppe e a contrattaccare con l'aiuto degli alleati greci. Conquistarono il campo egiziano, dove si trovavano le truppe di Tolomeo. Con questa svolta, le truppe di Tolomeo fuggirono verso le barche egiziane. Anche la barca di Tolomeo si rovesciò. Tolomeo non fu fortunato come Cesare. Annegò a causa della sua pesante armatura, che lo trascinò sul fondo del Nilo. Dopo la battaglia, Cleopatra tornò sul trono. La maggior parte dei cospiratori fu arrestata o giustiziata. Nel 44 a.C., Giulio Cesare viene assassinato nel Senato di Roma. Cleopatra cercò una nuova alleanza con il generale Marco Antonio. Marco Antonio e Cleopatra si sposarono in Egitto, ma Roma non considerò mai questo matrimonio ufficiale, poiché Marco Antonio era già sposato con una romana. Marco Antonio offrì a Cleopatra vasti territori che appartenevano a Roma. Nel suo testamento affermò il desiderio di essere sepolto ad Alessandria. Il Senato romano si ribella e dà al generale Ottaviano il permesso di entrare in guerra contro Marco Antonio e Cleopatra. Per far fronte alla situazione, Cleopatra unì il suo esercito a quello di Marco Antonio. Si trattava della più grande flotta marittima mai vista nella storia. Partirono per la Grecia, dove furono intercettati dalla flotta di navi romane. La battaglia marittima fu disastrosa per Marco Antonio e Cleopatra. La loro flotta navale fu distrutta dai romani. Fortunatamente entrambi riuscirono a fuggire vivi. Un anno dopo, Ottaviano assediò Alessandria e sconfisse le difese della città senza troppe difficoltà, distruggendo i piani e le ambizioni di Marco Antonio e Cleopatra. Cleopatra era una donna di enorme potere, riuscì a mantenere l'Egitto unito e per tutta la vita protesse il territorio dall'essere inghiottito da Roma. La vita e la personalità di Cleopatra erano così notevoli che continuano ad essere fonte di ispirazione ancora oggi. Dopo millenni di esistenza, battaglie memorabili e intrighi politici, l'Egitto faraonico perse la sua indipendenza e divenne una provincia sotto il dominio romano. L'eredità degli antichi egizi è estremamente preziosa per la storia dell'umanità e, naturalmente, l'Egitto continuerà a essere ricordato come la culla di una delle più grandi civiltà di sempre.